Ebbene sì ragazzi, finalmente dopo 2 anni, 2 lunghissimi anni, di nuovo un video di domande e risposte per tenerci un po' aggiornati. E devo dirvi che mi avete fatto molte domande succulente. Quindi prima di iniziare vi ricordo di testare il tasto mi piace a vedere se cambia colore. Secondo me sì, ma non è mai detto, quindi provateci. Iscrivervi al canale, mi raccomando, sta iniziando la stagione Road to MotoGP, A Racing Story, di tutto e di più. Quindi cos'è, volete perdervi questi contenuti? Direi assolutamente di no. Tutti gli altri social, perché vi tengo ovviamente aggiornati in tempo reale, cosa che qui su YouTube è impossibile fare ovviamente. E partiamo subito con il botto. Domanda molto richiesta questa. Cambierai l'M2 in futuro? Allora, dato che quest'anno sarò nel mondiale, e c'è una bellissima cosa, cioè se fai parte del mondiale che sei un pilota, hai una certa scontistica sulle auto della categoria M, BMW ovviamente. E io mi dico, perché non sfruttare questo stupendo vantaggio? L'unico problema è che Mitch ha già preso l'M2 Competition, avevo già l'M2, quindi l'M2 nuova mi fa veramente vomitare, non voglio saperne nulla, quindi alla fine di scelte non è che ne rimangano molte. Vedremo di capire cosa si può fare. Se avete dei consigli scrivetemeli qui sotto, perché il mio obiettivo è comprare una macchina, magari anche abbastanza base come package, ma l'obiettivo è quello di renderlo un mezzo da guerra praticamente targato. Voglio bombardarlo come se non ci fosse un domani. E poi ovviamente portarlo in pista in qualche time attack magari. Vedremo. Altra domanda del buon Marco Zanchi. Quante tipe ti sei fatto dopo esserti lasciato? Allora ragazzi, non è tanto quello. Ho avuto dei momenti nella mia vita che succedono a tutti. Sapete cosa faccio? Chiamo un mio amico, anzi uno dei miei migliori amici, e ve lo spiega lui. Sto facendo un video di domande e risposte e mi hanno chiesto... in breve, quante tipe mi sono fatto dopo che mi sono lasciato? E io ho spiegato, non è quante tipe mi sono fatto quando mi sono lasciato, ma qual è stato il mio percorso. Ho detto, chi meglio di te può raccontare qual è stato il mio percorso? Beh, allora, diciamo che ci conosciamo da 6 anni. Prima vacanza insieme fatta nel 2017, dove post esperienza ragazza Pechino Express... c'è stato un periodo di montagne russe, fino a che poi hai trovato la ragazza con cui ti sei fidanzato, con la quale è durata un gatto in tangenziale, e da lì c'è stata la rinascita della Fenice dalle proprie ceneri e c'è stato un exploit pazzesco con un livello di categoria invidiabile. Diciamo che la concentrazione dell'ultimo anno credo che possa fare invidia anche a un Rocco Siffredi. No. Il segreto del bastone magico. Ti puoi dire la taglia. Grazie per la tua, come si può dire, testimonianza. Grazie mille. Piacere. Penso, spero possa essere utile anche a future leve. Perfetto. Perfetto. Perfect. Non so quante robe dovrò tagliare, ma va bene. Andando nello specifico, semplicemente da quando mi sono mollato ho detto basta, bisogna divertirsi. Ho fatto esattamente l'inverso. Quando ero giovane, ventenne, ero bello tranquillo, avevo la storia seria eccetera. Gli ultimi appunto 2 anni, fini mondo. Ognuno c'ha, come dicevo, i suoi momenti e le sue, come dire, i suoi momenti. Ritorniamo seri. Che ne pensi di Maverick, Aleix Spargaró, Marc Márquez, Alonso Lopez, che hanno aperto canali YouTube? Meglio tardi che mai. L'aprire una porta verso il pilota senza filtri è una cosa molto importante, secondo me rende il pilota molto più umano, al contrario di vederlo solo tramite la televisione che sembra tipo un dio greco senza tutti i difetti e i casini che noi abbiamo. Quindi è molto più interessante per quello che guarda avere un contatto quasi diretto appunto con il pilota. L'unica cosa è che all'inizio tutti, Luca che cazzo fai, e poi tutti sul carrozzone. Va bene così ragazzi, certe volte è bello essere quello che ha iniziato, insultato, preso in giro eccetera eccetera, e poi vabbè dai, in effetti non è così male sta roba. Altra domanda di Beciao53, cosa diresti alle vittime dei poveri haters? Come affrontarli? Molto semplicemente, haters dal mio punto di vista come magari personaggio, sto dicendo un controsenso, ma serve.
Io spero che ci sia sempre gente che rompe le palle, che crea discussioni, vi dicendo, perché altrimenti non sarei io. Cioè, quando magari su GP1, su Facebook e quando scrivo un articolo su di me, non ci fossero quelli che sono sempre lì che invidiano un po', rompono i coglioni, eccetera, eccetera, non facessero casino, io non avrei questo, tra parentesi, successo. Sarei indifferente. Quindi questa invidia che viene provata da queste persone, che fa montare le interazioni, per me è solo che meglio. Quindi grazie haters di esistere. Per gli altri posso capire che può essere difficile interfacciarsi con queste persone che sinceramente, invece che creare un qualcosa, stanno più attenti agli altri. Consiglio invece di concentrarsi un po' di più su se stessi. Ma l'arma migliore, come al solito, è l'indifferenza. Quando uno ti dice coglione una volta, coglione due volte, coglione tre volte, alla quarta che non rispondi vi assicuro che smette. Ritorniamo su argomenti scottanti. È incredibile come veramente il 70% delle persone è più attratto dalla mia vita sessuale che da tutt'altro. Quindi io che devo fare? A qualcuno devo rispondere. Quindi, fatto più imbarazzante caduto in intimità. Sì, direi assolutamente questa. Ho trovato una ragazza che aveva sul capezzolo, diciamo, dei peli molto prorompenti e mi ha causato la mia prima e unica cinecona e non ce l'ho fatta. Veramente ho detto, ragazza mia, no, oggi non è quel giorno, non è quel giorno. Quindi è stato bello, arrivederci. Arrivederci. Marco.mic280 chiede: storia triste, ti faccio conoscere alla mia ragazza tramite video, lei si innamora di te, fine. Caro mio Marco, ho la canzone che fa per te e stasera fammi un favore, ascoltatela insieme. Non mi presentare la tua ragazza, mi sa sulla tua tipa. Non mi presentare la tua ragazza, tale sopra. Non me la presentare, non ci pensare, no. Oh, torniamo con Solid Snake 84 su le corse. Pensi di poter puntare al mondiale in moto e al primo anno in categoria o anno di apprendistato? Forse sei l'unico, perché per adesso gli addetti ai lavori e tutti quelli che sono nel settore mi considerano quello che fa i video, lo youtuber che arriva egocentrico e per fare tutti i videttini all'interno del campionato. Quindi in verità pensano che io sia relegato sempre nell'ultima posizione, anche perché, carta alla mano, diciamo 9 piloti su 18 sono piloti o campioni del mondo o comunque gente che arriva da mondiali Moto2 e via dicendo. Io arrivo dal National CIV, chiamatelo come volete, italiano, e quindi vengo considerato veramente come un rookie, anzi sono un rookie perché non conosco le piste, è il primo anno nel campionato, non conosco la moto elettrica, non conosco le gomme, insomma, tosta vera. Ma pensate se uscisse qualche risultato interessante. Che bordello succederebbe? Staremo a vedere. Andiamo lato business. Gabriele Musso chiede: sponsorizzazione più pagata? Non posso parlare di quelle moto, vi posso dire una collaborazione che ho fatto per YouTube, quelle cose che dici, cazzo, questo è stato un bel deal. Non vi dico l'azienda, chi mi segue immagino l'abbia vista. E comunque sono stati 8k sono soldi per un'integrazione nel video di 60 secondi, che alla fine sono stati anche meno, tipo una cosa come 45 secondi di video dove devi far vedere un po' come funziona dato prodotto. Ve lo dico già, non è NordVPN, saluto gli amici di NordVPN, era un altro. Ho detto, questo è stato un bel contratto, sì. Quindi la mention su YouTube più pagata è stata questa qui di 8k. Davide M57 chiede di nuovo una domanda piccantina. Con le tre ragazze sulla neve non è successo proprio nulla di piccante? Com'è che si chiamava quella roba lì? Parle? Eccola! Parle! Ah, attenzione! Sta chiamando una protagonista della triade della neve. Pronto? Ehi! Eccoci! No, stavo facendo un video e qui chiedono questa cosa qui. Cosa è successo nella triade delle nevi? Io non so cosa rispondere. Ma siamo in diretta? Ma va! Siamo in diretta! Ah, ok! È registrato. Non si può dire quello che è successo. Esatto, non si può dire quello che è successo. Diciamo che con questo non si può dire quello che è successo, noi abbiamo già detto già troppo, o sbaglio? Già detto troppo, sì, esattamente. Esatto, ok. Ciao, ciao. Vabbè.
La magia della diretta. È il bello della diretta. La più famosa con cui hai fatto... Quanti followers aveva? Sapete che non so. Cioè, vediamo qualcuno di recente. Cioè, ci siamo capiti nel senso, ecco. Non sto a guardare i follower, detto sinceramente, però mi ha fatto salire la curiosità. Una milionata, che poi saranno veri, saranno falsi. Boh, però c'è scritto un... My mother who cry. Quindi un milione. Spero che ti abbia soddisfatto questa risposta. Antonio Petrucci ci fa una domanda lecita sulla ditta demolizioni. Come funziona quando distruggi un Panigale nei test? Lo ripaghi oppure no, essendo pilota Ducati? Allora, se la moto è di Ducati, no. Diciamo che sono proprio dei test Ducati, quindi ahimè o non pago i danni. Se invece la moto ti viene fornita dal team, a quel punto sì, in base al contratto che hai, danni inclusi, danni esclusi, bonus danni, eccetera eccetera. Poi se la distruggi devi pagare il tot che hai disintegrato. Giorgio Piredda chiede: ti sei mai sbattuto in macchina con una tipa facendo il cazzone? Ti sei mai sbattuto? Potrebbe essere interpretato in modi un po' complicati. Cerco di interpretare se ho mai sbattuto con la macchina mentre facevo il deficiente con una, appunto. No, perché sarebbe la più brutta scena della vita. Quindi semplicemente basta che vai anche al 70% e non si accorgono se tu vai al 70, al 90, al 100%. Quindi basta fare un traversino in una piazzola un attimo così e subito è... Bisogna fare poca spesa, tanta resa. Insomma, spero di essermi spiegato. Stefano Dorazio. Questa è una di quelle robe che mi fa innervosire in un modo... Cioè, veramente, non sopporto. Cioè, quelli che hanno una chiusura mentale così, io veramente mi fa uscire di testa. Preferivo campionato europeo su una moto endotermica o il mondiale in moto E? Ci do il senso io. Preferivo il campionato europeo sulla moto endotermica al posto del mondiale moto E, dato che lo scrivono tutti. Allora, mannaggia Maronno, Carmen, aiutici tu. Innanzitutto io faccio anche un campionato con la V4. Sono così cringiati sul fatto della moto E che non ascoltano neanche. Cioè, io farò anche un campionato con la V4 R, 16.500 giri, benzina, petrolio, inquinamento, che vi piace tanto. Faccio anche quello, tranquilli. E poi anche il mondiale in moto E. Faccio tutte e due le cose, quindi tranquilli, non c'è problema. Ma questa chiusura mentale verso quel campionato, soprattutto adesso che comunque ci sarà Ducati e le moto fanno paura, secondo me è sbagliata. Marco Coll la tocca piano. C'è la possibilità che tu riesca a provare una moto GP? Diciamo che io sto lavorando su molti fianchi per cercare di arrivare a quello. Quello è un obiettivo possibile. Quando c'è gente che mi scrive: vorrei andare in MotoGP un giorno. Ecco, quelli sono gente che purtroppo non capisce nulla, perché è ovvio che a 31 anni, dopo che sono arrivato al mondiale, appunto dopo 11 anni di carriera, capite bene che è impossibile arrivare in MotoGP, ok? È possibile però avere l'opportunità magari di provare una MotoGP, che sia di qualche anno fa, che sia quella di quest'anno, non lo so. Spero con tutto me stesso di riuscire a coronare il mio sogno e di riuscirci, perché quello già sarebbe un gran bel sogno. Marco Fontanesi rimane nel racing e chiede: che pista scegli tra Mugello Spa e Portimao? Per le auto Spa, per le moto Portimao. Come bellezza Mugello, la dico proprio papale papale, cioè il Mugello è bellissimo, cioè ti dà proprio un senso di pace quando entri dentro, è bella, ok? Però non la trovo mega ultra emozionante, al contrario di Portimao. Cioè Portimao, quando entri dentro, montagne russe, non si capisce dai video quanto vanno in picchiata certi punti della pista. È folle. Se avete una moto una volta nella vita, andate a Portimao, perché è incredibile. Poi Mugello invece, ripeto, stupenda, niente da dire. Però come emozione pura, Portimao. FMT19 ci ritorna su gossip che non si possono dire. Ha mai fatto qualcosa con una delle ragazze che ha incontrato ad ECMA 2022? Reinvoco il parlé. Ercannolo, fedelissimo della cricca LS23, dai, chiede: in pubblico sei veramente te stesso o ti trattieni? Il vero te lo conosciamo o solo in parte? Io rigiro la domanda: quante persone ti conoscono veramente? A te che non fai magari appunto discorso di video e compagnia bella. Secondo me
non tante. Quindi il proprio io lo conosciamo veramente, veramente in pochi e forse anche nessuno. È difficile, perché di che percentuale stiamo parlando? Se è il 100% solo io, se è il 99% io e poche altre persone, e via così, insomma. Cerco di essere il più vicino possibile alla persona che sono, anche quando incontro i miei fan, parlo nella telecamera. Ovviamente è tutto molto più tarato in base a quello che si sta facendo. La comunicazione cambia tra YouTube, tra TikTok, Instagram, ma in ogni caso è quella fascia, quel range nel quale c'è il vero Luca, mettiamola così. Questa è una roba che in effetti devo spiegarvi. Marchetto Cristofanon, spero si dica così, scusami. Significato del titolo della serie Road to MotoGP. In effetti uno può dire, ma vai MotoE perché l'hai chiamata Road to MotoGP? Per il semplice fatto che quando scrivi Road to MotoGP all'interno del titolo hai più giro di persone, ovvio, molto semplicemente. Quindi è una mera questione di SEO. Per chi non sa, vado a scrivere cos'è il SEO, così capite. E oltre a questo, non volevo rimanere nell'ambito solo MotoE, perché non è una serie che parla solo della MotoE. Come avete visto, ci sono situazioni dove incontro i ragazzi della MotoGP, sarò all'interno del paddock MotoGP, quindi secondo me era un po' abbassare il livello, dire semplicemente MotoE. È un road to MotoGP, è un andare all'interno del circus della MotoGP. Quindi è inteso in quel modo, non è per dire vado in MotoGP, ovviamente. Felipe da Silva chiede la domanda delle domande che tutti gli sportivi e non si fanno. Si fa o non si fa prima di una gara? Mito da sfatare. Io come esperienza personale, se si deve fare, io mi stendo, allungo le braccia e devo essere disintegrato, non ne voglio sapere, non devo muovermi, non devo fare nulla, mi offro come oggetto fisso, punto. Bene, dopo questa bellissima domanda e risposta di oggi, penso che abbiamo sfondato bene il muro del trash, abbiamo sfondato bene il muro delle curiosità che mancavano da 2 anni. Come al solito, ricordatevi di iscrivervi, tutte le robe ve l'ho già detta all'inizio, mi raccomando, tra poco inizia la stagione, vi voglio in pista, vi voglio carichi, gas. E ci vediamo al prossimo video.